Sì, la novità che annunciamo oggi e che avevamo già anticipato nei mesi scorsi è la realizzazione di un parcheggio temporaneo su Piazzale Marbelli, di circa 87 posti auto e 280-290 posti motorino. È un'attrezzatura appunto diciamo temporanea perché poi partiranno anche i lavori, è andato in commissione proprio oggi il finanziamento dell'interrato sotto Piazzale Marbelli, ma per dare risposta ovviamente alle esigenze di sosta per questa stagione turistica in attesa appunto della realizzazione dell'interrato, viene fatta una risistemazione superficiale della piazza che consente appunto l'implementazione della sosta sia delle auto che dei motorini. Verrà anche realizzato ovviamente un collegamento ciclabile, ciclopedonale che darà continuità ai due tratti del lungomare che a breve apriranno e quindi tutta la piazza diciamo verrà riorganizzata per cercare appunto di dare queste risposte. La viabilità in generale non cambia, ci sarà un senso unico dentro la piazza, quindi sarà possibile in Piazza Tripoli continuare a girare, ovviamente per accedere ai parcheggi, per uscire dai parcheggi stessi, ma questa attrezzatura insomma consentirà poi di utilizzare Via delle Regine e poi Via Tripoli in modo assolutamente normale. Verrà realizzato anche uno stallo di sosta per i bus e gli autobus a lunga percorrenza, perché penso anche e soprattutto ci sono corriere da San Marino, per esempio, piuttosto che di lunga percorrenza, che potranno appunto fermarsi in Piazza Marbelli e far scendere i propri clienti. L'altra novità che annunceremo è che nel complesso del tratto, non li chiamiamo il tratto 2 e 3, ma diciamo da Piazzale Kennedy fino a Piazzale Pascoli, Benedetto Croce, stanno per arrivare in totale circa 700 posti motorini, quindi un'altra delle azioni che l'amministrazione ha messo in campo forte è quella di dare risposta ovviamente anche a questo genere di mobilità che in estate è chiaramente molto forte nel nostro territorio.